E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriost e benvenuti in questa nuova recensione. Ascoltatemi bene con massima attenzione. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere i costumi, le modifiche, i gadget e le abilità nella partita normale di Spider-Man Miles Morales? Adesso seguitemi con massima attenzione perché vi farò vedere un sacco di novità che ci sono, visto che abbiamo fatto la nuova partita più. Ascoltatemi, se avete cominciato a fare la nuova partita più, avete acquistato questo costume spendendo i gettoni gialli e blu. Avete il costume Spider allenamento, è bellissimo. Ma non solo questo, ci sono anche altre sorprese. C'è questo. Nuove modifiche visore, tipo usa questa modifica per aprire una finestra sul ragno verso e visualizzare gli effetti sonori di una realtà parallela. Poi ci sono anche i sensori di pericolo, rallenta brevemente il tempo dopo una schivata perfetta. Vabbè, ve li faccio vedere abbastanza velocemente, se non vi ricordate le modifiche visore che vi avevo spiegato. Ve le dico di nuovo, insomma tutte ci sono, triangolazione ottica, vista perfetta, rifornimenti assicurati, occhi dietro la testa, residuo di Venom, visuale sul bersaglio, maestro acrobata, irraggiungibile, attacco fantasma, Venom accelerato, riscatto e sensori di pericolo. Se non vi ricordate le modifiche visore, andate a vederle. Dove ho fatto quel video che ho pubblicato sul canale. Ora vi faccio vedere le modifiche costume, però queste sono nuove. Abbiamo lo scudo Venom. Quando consumi una barra Venom per curarti, attivi uno scudo della durata di 5 secondi che blocca tutti i danni e stordisce in mischia. E poi c'è lo stile ragno verso. Usa questa modifica per saltare nel ragno verso e applicare al costume un filtro ispirato all'estetica di un mondo parallelo. Vabbè, ve le faccio rivedere le modifiche costume, io ve le ripeto, quindi vado abbastanza veloce. Indistruttibile, intoccabile, tessuto a induzione, tasche capienti, furia nascosta, inerzia Venom, rottura violenta, lancio potente, resistenza agli anti-Venom, trasferimento di potere, ragnatele rinforzate, concentrazione massima, stile ragno verso e scudo Venom. Bene, ci siamo soffermati abbastanza. Ma il video non finisce qui, ragazzi. La mia recensione non è finita perché ho ancora altre novità da farvi vedere, visto che stiamo parlando della nuova partita più di Spider-Man Miles Morales. Passiamo ai gadget, vi farò vedere quelli che non vi ho ancora mostrato. Questo, incremento capacità 2, incrementa di 2 il numero massimo di munizioni del lanciaragnatele. Drone olografico. Errore fatale, il drone olografico esplode al momento della disattivazione respingendo i nemici. Ricordatevi che anche questi gadget vanno acquistati con i gettoni gialli e blu. Ricarica Venom, accumula Venom quando ti trovi nell'area di effetto di una mina a distanza al momento dell'esplosione. E poi c'è incremento capacità. Hai il raggio gravitazionale, incrementa l'area d'effetto del centro di gravità. Prima di andare avanti vi ridico velocemente i nomi dei gadget che avevo già recensito e che avevo già pubblicato sul canale. Capite? Avevo fatto un video dove commentavo i gadget. Vabbè, ve li ridico di nuovo. Incremento capacità 1, riduzione tempo ricarica e bomba ragnatela. Drone potenziato, incremento capacità. Autonomia massima. Filo scoperto, incremento capacità, potenza concentrata. Disarmo gravitazionale, incremento gravitazionale. Bene,
E concludiamo il video con le no, con altre novità. Questa volta passiamo alle nuove abilità, visto che vi sto parlando sempre della nuova partita più di Spider-Man Miles Morales, state a sentire le nuove abilità. Cominciamo dall'abilità combattimento. Consente di accumulare un terzo colpo di grazia. Poi nell'abilità Venom c'avete gli istinti bioelettrici. L'ultra scarica Venom si attiva automaticamente prima di un colpo mortale a costo zero, disponibile una sola volta per combattimento. E nelle abilità occultamento abbiamo la forza nascosta. L'occultamento genera bonus per le combo a ogni attacco e impedisce l'azzeramento del contatore di colpi. E questo è tutto. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. Facendo questo video posso salutare tutti. Non dimenticate di andare nel canale di mio fratello Alex Costa, che si chiama Costanza Film. Ci sono tutti i suoi video, i suoi cortometraggi, vi consiglio di guardarli. E poi, facendo un video su Spider-Man, posso salutare Aras Review, che mi piace tanto. Poi non dimentico mai di salutare i mitici fratelli Liprandi, che anche loro hanno un canale su YouTube. E poi basta. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. La mia recensione finisce qui. Ho dovuto fare questo video per voi, per spiegarvi le novità e di spiegarvi questa nuova partita più. Caspita, sono così eccitato. Non dimenticate che ogni video è recensisco, voi dovete sempre seguirmi su YouTube. Grazie a tutti per la visione.